Queste sono le automobili degli anni 20, uniche per l'abilità della manodopera e per l'ingegno che contribuirono alla loro costruzione. Per realizzarle e per farle correre, vennero spese delle vere fortune. La prima guerra mondiale era finita e sembrava che pace e prosperità dovessero regnare a lungo. Queste sono le automobili protagoniste dell'età d'oro delle corse. La Formula 2 litri, che ha avuto tanto successo, è al tramonto. L'Italia ha dominato prima con le Fiat e quindi con le Alfa. Le macchine di piccola cilindrata hanno visto le piccole Talbot tagliare il traguardo vittoriose una volta dopo l'altra. Il suo eroe è morto e la folla si precipita a Monza.